Salve a tutti, da Luca di AndroidGeek.it, ci troviamo in compagnia del Motorola Razr, nuovo smartphone top di gamma della Casalata. In questo video effettueremo la recensione della parte hardware e della parte software. La recensione sarà divisa quindi in due parti, appunto perché le cose da dire sono molte. Partiamo subito, apriamo la scatola che premetto, potrebbe sembrare una scatola di uno smartphone di fascia bassa per quanto riguarda le dimensioni della stessa, ma effettivamente dentro troviamo lo smartphone che ha delle qualità veramente eccezionali. Partiamo dalle dimensioni. Troviamo un'altezza di 130,7 mm, una larghezza di 68,9 mm e uno spessore di 7,1 mm che lo convertono nello smartphone più sottile sul mercato. E in comparazione, uno degli smartphone più sottili era il Galaxy S2 con 8,49, se non sbaglio, millimetri di spessore. Questo smartphone ne ha 7,1. È assolutamente da apprezzare il lavoro fatto dagli ingegneri di Motorola nel mettere tutta questa tecnologia in così poco spazio. È veramente anche a prima vista stupisce per quanto sia così fino. Andiamo a vedere anche i materiali di costruzione. Troviamo un body in alluminio, una cover in Kevlar che a quanto dice Motorola è più resistente dell'acciaio. Ve la faccio vedere nel dettaglio, così ha un design così a mattoncini e al tatto sembra un po' gommato, veramente veramente molto bello. E nonostante i materiali di costruzione di qualità ottima, il peso è realmente contenuto, solo 117 grammi per il Motorola Razr, che ne fanno veramente un peso piuma, nonostante dimensioni e appunto qualità dei materiali di costruzione. Per quanto riguarda sempre i materiali di costruzione, troviamo uno schermo fatto con protezione Gorilla Glass, che lo proteggono dagli urti e dai graffi. E internamente lo smartphone è avvolto in una speciale cellulosa che, stando a Motorola, dovrebbe proteggerlo anche dagli schizzi d'acqua. Noi abbiamo fatto una videoprova, la potete vedere sul nostro blog o sul nostro canale YouTube. Abbiamo esposto il Motorola Razr a una pioggia battente per qualche secondo con uno schermo completamente bagnato. Il telefono ha continuato a funzionare tranquillamente. Ciò non vuol dire però che il telefono sia waterproof, con certificazione waterproof, cioè non potete portarlo con voi in piscina o buttarlo in una vasca da bagno, perché altrimenti il risultato sarebbe disastroso. Detto questo, andiamo a vedere cosa c'è nelle parti laterali, posteriori e superiore. Troviamo nella parte laterale lo slot per la micro SIM e per la micro SD. Attenzione, micro SIM, dovrete tagliare la vostra scheda SIM. Possiamo fornirvi una guida molto dettagliata su come farlo. La SIM è alloggiata qui perché la cover posteriore non è estraibile e la batteria quindi non è intercambiabile. Questo potrebbe essere un problema per chi è abituato a lavorarci e a utilizzarlo molto intensamente tutto il giorno. Dovrete avere sempre con voi un caricatore a portata di mano. Quindi abbiamo detto la cover non è estraibile e la batteria è da 1780 mAh. Comunque è un buon quantitativo di batteria che ci assicura una durata buona. Noi abbiamo effettuato una rilevazione, abbiamo utilizzato per 11 ore e mezza lo smartphone con un uso moderato, con vari servizi
sincronizzati sempre in sincronizzazione via 3G. Mi ricordo due account Gmail, un account Twitter, Facebook, WhatsApp e l'account Motocast, sempre in sincronizzazione perenne. Poi l'abbiamo usato per navigare, per ascoltare musica e per smanettare un po' qui e là, e il risultato è stato di 11 ore e mezza di autonomia della batteria. Secondo me abbastanza buoni. Alla fine di 11 ore e mezza la batteria era ancora al 15%, quindi ci assicurava almeno un'altra oretta di vita, diciamo. Quindi batteria abbastanza buona. Passiamo a vedere nella parte qui laterale, troviamo il bilanciere del volume e il tasto di accensione e spegnimento. Nella parte superiore il jack da 3,5 per le cuffie, la porta USB e la porta HDMI per connettere lo smartphone a una televisione HD o per utilizzarlo con le varie dock station che Motorola vende a parte. Poi qui nella parte posteriore facciamo rivedere un'altra volta la cover in Kevlar, veramente molto bella. Troviamo la fotocamera da 8 megapixel che scatta foto in 16 noni a 6 megapixel e in 4 terzi a 8 megapixel. È in grado anche di registrare video a 1080p. Il flash LED per scattare le foto con flash e l'altoparlante stereo. A questo proposito facciamo ascoltare anche la qualità delle casse con la riproduzione di un sì, questa qui, di una riproduzione di un MP3. Bene, come potete notare la qualità è molto buona, il volume è molto alto e vi assicuro anche durante le chiamate con viva voce si sente veramente molto molto bene. Continuiamo con lo schermo, abbiamo detto Gorilla Glass da 4,3 pollici di diagonale e uno schermo Super AMOLED. Uno schermo veramente molto buono, con colori molto vivi, con risoluzione 960x540 pixel. Andiamo a vedere anche qui, già che ci siamo, un video, così da farvi apprezzare la qualità delle immagini. I colori sono assolutamente naturali, molto vivi e accesi, anche se non troppo, come succede su altri smartphone Super AMOLED. Spero veramente che la mia videocamera riesca a riprodurre fedelmente la qualità di questo eccezionale schermo Super AMOLED. Andiamo a vedere anche qualche foto. Come detto, colori molto molto vivi e naturali e contrasto elevato. Anche se non troppo. Ok, continuiamo. Sempre qui nella parte frontale troviamo la fotocamera
fotocamera per le videochiamate, in grado di registrare 720p. Poi troviamo qui i sensori di prossimità e di luminosità e il LED di stato. Qui nella parte inferiore dello schermo troviamo i classici tasti Android, menu, home, back e search. Una precisazione che voglio fare, hanno un piccolo difetto, nel senso che quando lo schermo è acceso e stiamo utilizzando normalmente lo smartphone, non sempre rimangono accesi anche i quattro tasti. E questo potrebbe essere un problema se siamo in un ambiente poco luminoso. Penso che sia una cosa che Motorola debba risolvere. Poi continuiamo, qui abbiamo il microfono per le chiamate e qui mi sono dimenticato prima il microfono per la riduzione dei rumori. Cosa abbiamo sotto la scocca? Beh, il Razor è equipaggiato con un processore dual core della famiglia OMAP 4 di Texas Instruments. Per la precisione è l'OMAP 4430 con processore Cortex A9 dual core da 1,2 GHz e gode anche della tecnologia dual channel, cioè una tecnologia che è in grado di comunicare in modo asincrono con la memoria RAM e quindi di velocizzare la comunicazione tra questi due componenti CPU e RAM a beneficiarsi è la velocità generale del sistema. Poi abbiamo la scheda video PowerVR SGX 540 con clock a circa 300 MHz. Poi abbiamo 1 GB di RAM in grado di dare una buona quantità di RAM per qualsiasi uso di applicazioni e quant'altro. La memoria interna è di 16 giga, divisa in 4 giga per le applicazioni, 8 giga per i dati e altri 4 giga che non vengono visualizzati, ma che probabilmente sono allocati per il sistema operativo. Per quanto riguarda la connettività, abbiamo ovviamente il 3G, il GPS che premettiamo subito, effettua il fix al momento. Adesso siamo dentro casa, non possiamo farvi vedere il fix perché non funzionerebbe, l'abbiamo già provato dentro casa, non funziona assolutamente, dobbiamo uscire fuori per avere un fix preciso. Poi abbiamo il modulo WiFi BGN, abbiamo anche il Bluetooth 4.0 e il modulo DLNA per lo streaming dei contenuti video su televisione HD, dotata ovviamente di modulo DLNA. Bene, con questo è tutto per questo video di Hardware e Design Tour. Vi invito a continuare a vedere la nostra recensione con la parte software. Potete cliccare direttamente qui per accedere alla seconda parte della recensione.